Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con un nuovo episodio della nostra serie di Minecraft, signori. Prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i gentili e per il supporto e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Signori, allora, cosa facciamo nel video di oggi? Intanto facciamo un attimino mente locale perché io da un bel po' che non gioco a Minecraft e quindi non so più neanche come siamo combinati. Allora, qui sta cuocendo della carne, se non ricordo male, perfetto, noi ce l'abbiamo un pochino e ce la portiamo dietro. Poi non abbiamo una crafting table dietro, quindi direi di farcela. Mi bastano 6 di questi? No, mi bastano ma nella vita. Perfetto, signori, partiamo proprio male. Partiamo malissimo. Però qui, se non sbaglio, dovrei avere del bambù buttato da qualche parte. No, però posso fare questo. Mi faccio una crafting table al volo da portarmi dietro. Dici, ma che te devi fare la crafting table da portarti dietro? Ma non lo so, signori, è sempre utile una crafting table dietro, non si può mai sapere. Sì, mi potete insultare, signori. Crafting table si fanno con 4 blocchi, non se ne fa con 8000 blocchi. Bene, posiamo questo qui. Bene, posiamo anche questo che non mi serve. Quello del ferro, noi abbiamo le pepite, le possiamo posare qui. Questo bambù buttalo di qua che non ci serve. La crafting table la metti di qua, un secchio ci basta. Questi lapislazzuli buttali qui, ok, che iniziano a essere troppi, quindi facciamo così. Dobbiamo fare una cosa, ma non lo faremo né oggi. Noi a diamanti siamo messi male, non è vero? A diamanti siamo messi 20 diamanti, potremmo farci l'armatura di diamantozzi. Ma oggi, signori, faremo altro. Oggi, signori, voglio un attimino abbellire l'entrata della nostra casa. Voglio fare una bellissima entrata. Nel prossimo video andremo nuovamente a cercare i diamanti, ma non è oggi questo momento, signore. Non è oggi il giorno che andremo a cercare i diamanti per cercare nuove mirabolanti avventure, signori. Allora, voglio intanto recuperare un secchio d'acqua, che l'acqua torna sempre utile. Voglio fare l'entrata della nostra casa, signori. Voglio fare un bel viale lungo che mi arrivi magari fino a qui. Qui con dei pali della luce, così da levare queste zone qua. Qui fare dei gradini che salgono e ci portano a questa zona qua che è fatta veramente male. Quanto meno arrivare fino a qui, signori. Qua potremmo fare anche un arco di entrata, così da indicare che qui... Non lo so, signori, valutiamo un attimino. Di sicuro mi serve la sabbia, che noi dovremmo avere da qualche parte, spero, di sabbia. Perché faremo due file laterali con la sabbia quella lavorata e una fila centrale con la diorite, se non ricordo male è la diorite. Poi faremo dei semplicissimi sabbia, ne ho io da qualche parte, ti prego, la diorite ce l'abbiamo, ok, non mi basterà mai nella vita, però va bene, sabbia ce l'abbiamo. Così questo blocco di ossa che non ci serve, non abbiamo altra sabbia, signori. Bene, quindi si prospetta una giornata in cui dovremo andare a cercare della diorite. Anche perché questa così non mi piace, voglio quella lavorata, bello così. E sono 36, e già è qualcosa di interessante. La sabbia dobbiamo farla anche lavorata, e sono 13, ma io con questi posso fare gradini? Sì, ok. Quindi con questo possiamo fare anche gradini, e questa è una cosa importante. Ma io non ho sabbia... No, se non c'è sta qua mi sa che non... Oh, guarda dove è la sabbia giusta. Arenaria e altra sabbia da mettere qui, che andremo tranquillamente a trasformare in altra sabbia così, che diventa così 45 blocchi. E non ne ho più, non è vero? Abbiamo finito tutte quante le riserve di sabbia e di diorite. Bene, signori, dormiamo e poi valutiamo un attimino il da farsi. Voi direte, cosa vuoi fare tu? Allora, intanto dobbiamo mettere tutta la diorite qua per via centrale. Questo già fa sì che noi recuperiamo altra sabbia, signori. Quindi voglio fare tutto un giro centrale qua di diorite, che non penso che questi 36 mi bastino. Vediamo dove arriviamo. Ok. Forse sapete che mi basta, che tanto voglio semplicemente fare questo giro, questo primo step centrale di diorite, che poi lì la diorite non mi serve perché lì andremo a mettere già il gradino. Alla fine mi è bastata la diorite, che cosa bellissima, che cosa carina, la diorite mi è bastata. L'arenaria ora la andiamo a lavorare, l'arenaria non dobbiamo iniziare a levarla, a metterla da qua.
Sì, perché così dobbiamo anche abbellire il nostro mondo, signore. Non possiamo solo fare avventure su avventure, avventure su avventure. Quindi facciamo anche ogni tanto qualche episodio in cui ci fermiamo e ragioniamo sulle varie situazioni. Si nota che è un blocco diverso, no? Certo, rispetto alla sabbia normale, per forza. Lo noti che c'è un sentiero minimo minimo. Minimo minimo lo noti che c'è un sentiero qui. Stessa cosa andiamo a fare da questa parte di qua. Così quantomeno da qua noi possiamo andare ad aprire nuove situazioni. Possiamo fare viali che ci conducono a nuove zone tecnico-tattiche. Ora questa non mi basterà mai, questa diorite. Bene così. Però se non sbaglio abbiamo detto che ce ne vogliono 4, quindi fammi questi 6 e fammi pure tutti questi. Perfetto, 22 blocchi. Pensa, mi bastino 22 blocchi? Spero di sì, anche perché abbiamo un po' di cose da fare. Allora, dammi nuovamente la sabbia, bravo, mettimela qui. Ok, e già, signori, è più carino così, no? Decisamente sì. Ora che si nota finalmente che c'è un sentiero, dobbiamo fare le scale da quel lato. Le scale come le possiamo fare? Le scale potremmo fare o di sabbia oppure betulla non ne ho io. Domanda così a bruciapelo. Non ho betulla. Tronco. Assi di betulla. Basta chiedere e la vita ti dà le soddisfazioni. Allora, mettilo qui. Assi di betulla. Non posso tagliare. Ma mannaggia, a chi non te lo dice pure. Quante ne posso fare? 12. 12 gradini, signori. 12 gradini sono pochissimi, però noi ce li faremo andare bene. 12 gradini sono pochissimi, però noi intanto ce li faremo andare bene. Che voglio intanto fare la risalita di qua in maniera pulita. Mettiamo la betulla così, sì, così variamo la situazione, signori. Qua la sabbia. A cazzarola mi è finita la sabbia, recupero da qua. Un blocchettino che, vabbè, con uno non ci facciamo niente, però meglio di niente, 1, 2, 3. Ok, e poi direi che qua va bene, perché poi questo lo renderemo semplicemente una zona, diciamo così, rendiamola proprio una zona solo di conoscenza dei bambù. Ecco, facciamo proprio il buco attorno ai bambù. Nel frattempo tutto questo mi serve per recuperare altra sabbia, e non è male come idea. Facciamo l'isolotto volante dei bambù, ma non ha molto senso come cosa, sinceramente. Però a noi non ci interessa, sinceramente, avere tutto questo spazio riservato ai bambù, che forse arrivavano fino a lì. Bambù. Vabbè, no, non creiamoci queste, non facciamoci troppe domande, signore. Abbiamo recuperato bei pezzi di sabbia. Questo però lo leviamo perché mi fa proprio schifo, signore. A me piace la simmetria, queste cose fatte così un po' a cagata. Generalmente, non che il piattume vada bene, però preferisco la simmetria. Allora, mi metti altri tre blocchi qui, 1, 2, 3, ok. E però io direi di continuarlo questo sentiero, che dite voi? Direi un minimo di continuarlo questo sentiero. Quantomeno per arrivare fino a là, quindi facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così. Quantomeno 1, 2, almeno manteniamo il disegno, no? Se no sta veramente brutto. 2 e 3, ok. Io poi ho 11 blocchi di arenaria che non mi basteranno mai nella vita. 3, 4, 5. Forse invece mi basta, sapete? 1, 2, 1, 2, 3. E poi la stessa cosa la andiamo a fare di qua. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E invece mi bastano, dai. Mi è finita bene. Con i 3 blocchi concludiamo questa zona di qua che ci sta. Ok, signori, abbiamo fatto il sentiero di entrata a casa nostra, che finalmente diamo un attimino di colore alla situazione, di colore alla situazione. Ora, per renderla ancora un pochino più carina, andiamo a fare un altro lavoro secondario, un altro lavoro secondario che però secondo me ci starà anche bene. Ho distrutto una base di bambù? Sì, ho distrutto una base di bambù, sono scemo. Sono scemo, mettilo qua, ok, recuperiamo tutto questo bambù. Dai così, dai così, dai così, dai così. Penso mi basti, penso e spero mi basti. Perché distruggo le basi di bambù? Perché mi parte la sciabolata morbida e non mi rendo conto di quello che sto combinando. Allora, se io creo,
faccio così, giusto? E faccio così e creo questo, poi faccio così e creo questo, poi faccio così e creo. No, direi va bene. Direi va bene perché a me servono le staccionate. Staccionate, ok. No, no, di bambù. Porca miseria, le volevo di bambù. Porca miseria infame, di bambù. Bravissimo. Ne posso fare solo tre? Perché ne posso fare solo tre? Che problemi hai? Non capisco. Non capisco i suoi problemi tecnico-tattici. Oh, ora si è convinto. Sa farne 12 così, ok. Ne ho altri in giro per il mondo di staccionate? Non penso. Non penso. Ma ho delle staccionate di bambù? Sì, ce le ho in giro per il mondo. Poi, le catene come si fanno? Catene. Catene mi servono. Quelle e quelle, ok. E noi ce l'abbiamo di qua. Prendiamo un pochino di ferro e prendiamo un pochino di questi perché dobbiamo fare le catene. Catene. Una sola. Che cosa ci faccio con una sola? Fammene almeno. Sì, dai, meno 4. Ok, e poi lanterne. Lanterne, me ne fai quante me ne vuoi fare? Solo due per ora, va bene, perché non ho più di questi di qua, che facciamo noi velocissimamente, ok, e fammi, magari abbiamo fatto quattro catene, fammi quattro di questi, no? Dico la BC, ok. Allora, cosa voglio fare? Voglio semplicemente fare dei bellissimi pali, tipo qui, fare 1, 2, mi dai la mia terra, grazie, 2, 2, che problemi hai? 3, 4 e 5, se no poi viene troppo alto, sì, fare così, ok. E poi possiamo decidere, o ci attacco direttamente questa qui, così, che dite? O se no potremmo metterlo direttamente sul, se no potremmo invece fare un'altra cosa, fare questo così, e questo lo eliminiamo tutto, eliminiamo questo, perché no, se lo rompo con questo ci sto 3 anni, così, così, lo so, non è lo strumento giusto, va bene, va bene. Non vi preoccupate, non vi preoccupate, tutto bene, tutto bene. Ecco, ho dovuto fare i mini fanali praticamente per arrivare a casa. Si può valutabile, valutabile, signore, valutabile. Brutto ma non bruttissimo, brutto ma non bruttissimo. Quantomeno abbiamo dei fanali lungo casa. Ora direi di non essere troppo precisi e puntigliosi nella costruzione dei nostri pali. Non capisco perché non me lo devi far attaccare. Porca di una miseria infame. Dovremmo esserci. Ci siamo come altezza? Sì, quanti sono? 1, 2, 3, 4. Poi se ne erano 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Era 5. Mannaggia. Mannaggia. Mannaggia, mannaggia. Mannaggia, mannaggia. Ok. Poi metti questo così. Ho creato le catene che fondamentalmente non servono a una cippa, perché se facciamo così le catene non ci servono assolutamente a niente. Però va bene, dettagli, dettagli, dettagli. Apri così e apri così. Ok. E direi che ne possiamo mettere un altro qui, sicuro. Quelli sono troppo vicini, forse, va bene. Però ho capito che ci posso saltare. No, non ci posso saltare di sopra. Devo semplicemente fare così e poi ci posso saltare di sopra. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok. Sono sfracellato le ginocchia. Andiamo con l'altro fanale messo qui, che non ci sta per niente male. Ok. E poi un altro, intanto io direi di piazzarlo proprio qui all'entrata della nostra base, signori. Uno, ci salta di sopra. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok. Non c'è problema di sbattere la testa. Dai col fanale anche qui. Bello così, signori.
che ci fa tanta bella luce. Attualmente abbiamo finito i fanali, però non fa nulla, non fa nulla. Detto questo, signori, secondo me, dai, fa la sua porca figura. Abbiamo quantomeno un viale d'entrata, un viale d'entrata. Non è per niente male. Ora, sperando che non arrivi nessun mostro ad ammazzarmi, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i precedenti e per il supporto. Piccoli, piccoli, piccoli progressi, signori. Ci va anche qualche cactus, secondo me, messo qua e là. Detto questo, signori, vi ringrazio per questo video, per i like, per i commenti, per i precedenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!